numerose presenze nello spazio riservato alle masserie didattiche in fiera quest'anno, oltre alla distribuzione di materiale didattico e formativo da parte degli animatori di fattoria, vi è stata la presentazione di piatti tradizionali preparati secondo un'antica tradizione. Molti curiosi tra i visitatori, sempre alla ricerca di nuovi posti dove poter degustare prodotti tipici. Da registrare la presenza di insegnanti che con le loro classi hanno visitato lo stand e anche tanti imprenditori locali che incuriositi hanno chiesto quali standard deve rispettare un'azienda per essere inserita nella rete delle fattorie didattiche. Abbiamo ripreso la presentazione di un piatto tipico e le impressioni dei degustatori. La rucola sono tutti ingredienti che si trovano facilmente in campagna. La rucola, che dicevo prima, cresce spontanea intorno ai nostri campi, quindi facilmente reperibile. I pomodorini si fa presto a coltivare i pomodorini delle nostre campagne. La ricotta mazzoni che fa studio, siamo alla fata, che buonissimo, è proprio buono. I sapori? I sapori di casa nostra sono buonissimi. E a lei? Buono, veramente eccezionale. E come si chiama questo piatto? Come l'hanno chiamato? Foglie d'olivo con pomodorini e rucola e ricotta marzotica. Quindi tutti i prodotti della terra? Assolutamente sì, tutti i prodotti pugliesi, buoni. Bella iniziativa? Molto bella iniziativa, tutta l'iniziativa delle masserie didattiche è un'iniziativa che serve a far comprendere anche cosa si fa nel territorio, anche per i giovani che magari non conoscono l'ambiente rupestre, perché riesce a far scoprire certe tradizioni che i giovani magari non sapevano. Bene, grazie.